Simoni. La votazione è chiusa. La Camera respinge. Abbiamo Taricco 33 favorevole, Carfagna 34 favorevole e quindi così abbiamo terminato gli ordini del giorno. Passiamo ora alle dichiarazioni, al voto finale, alle dichiarazioni di voto. Onorevole Pastorelli. Fino a quando non mi viene a salvare le pecore. Grazie signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi. Tra le diverse misure di adeguamento del nostro ordinamento a quello europeo, il presente disegno di legge prevede una misura che ritengo estremamente importante per l'agricoltura italiana, cioè quella relativa al comparto olivicolo, settore gravemente danneggiato da numerosi fenomeni di alterazione e contraffazione. Nel provvedimento sono contenute disposizioni che prevedono come le diverse provenienze di oli di oliva miscelati e commercializzati in un unico prodotto debbono essere chiaramente visibili e riconoscibili sulle etichette. Per contrastare in modo efficace le moderne tecniche di alterazione degli oli di oliva, infatti, è necessario prima di tutto togliere quote di mercato a chi pratica queste tecniche. Ciò è possibile solo attraverso una filiera produttiva del tutto trasparente e un consumo informato dei prodotti. La misura è essenziale perché da un lato aiuta certamente il consumatore nella scelta del prodotto, mentre dall'altro favorisce il rilancio di quelle produzioni olivicole di straordinaria eccellenza in quanto realizzate applicando rigidi disciplinari qualitativi. Noi socialisti abbiamo da sempre a cuore le sorti del settore olivicolo, ritenendolo centrale per il rilancio dell'agricoltura nel nostro Paese e ritengo che questa disposizione rappresenti un doveroso aggiornamento delle sue regole. Essendo dunque convinto della bontà del provvedimento, esprimo il voto favorevole della componente socialista al disegno di legge. Grazie. La ringrazio, onorevole Brignani. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Siamo giunti all'approvazione finale di un provvedimento estremamente importante, le cui disposizioni, di natura eterogenea tra loro, si rendono necessarie per adeguare l'ordinamento giuridico italiano a quello europeo. Assumere una posizione critica di opposizione rispetto alla legge europea è operazione ardua, perché non si riesce a riscontrare un particolare appiglio o un'opposizione di tipo politico rispetto a una norma che deve essere recepita, o rispetto all'Europa alla quale comunque noi siamo parte. Il disegno di legge che oggi ci apprestiamo a votare rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il calo costante del numero delle procedure di infrazione a carico dell'Italia, con i conseguenti benefici derivanti da un adeguamento più tempestivo alla normativa europea. La disposizione di oggi si indirizza verso la strada da noi auspicata, ovvero quella della definizione di uno strumento normativo che potrà facilitare gli investimenti di lungo periodo e che si auspica potrà dare impulso a una nuova politica di investimenti europea. È fondamentale, e noi di Alleanza Liberale Popolare e Autonomie lo abbiamo ricordato.